Il nome fa pensare a qualcosa di piccolo, ma in realtà il suo gusto è davvero grande. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento il Piccol It di Cantina Falcon. Siamo a Povoletto, in provincia di Udine, ed è qui che da diverse generazioni Cantina Falcon produce, oltre a dei grandi, ai classici vini friulani, anche il Piccolit. Questo vino che prende il nome dall'omonima uva con la quale viene fatta questo vino. Il nome Piccolit deriva dal particolare tipo di picciolo del suo grappolo, che appunto ha una dimensione piccolina, e quindi da qui Piccolit, ma un'altra caratteristica sempre del grappolo è il fatto di produrre pochi acini. Nella migliore delle ipotesi, il grappolo ha una trentina di acini. Questo è dovuto a un difetto genetico che non consente una corretta impollinazione di tutto il grappolo. E per questo, come potete capire, è molto difficile ricavare delle grandi quantità di vino da questo tipo di uve che normalmente vengono oltretutto anche appassite. Nel caso del Piccolit di Cantina Falcon si parla di un appassimento di 40-45 giorni in cassetta, quindi una volta raccolta l'uva viene messa nelle cassette e viene fatta appassire. La Cantina Falcon, ho avuto modo di conoscerla al mercato dei vini fivi, e mi ha particolarmente colpito questo loro prodotto che, come possiamo vedere dalla scheda tecnica, ha una gradazione alcolica di 13 gradi e mezzo. L'annata in degustazione è il 2015, ma soprattutto l'uvaggio è, non potrebbe essere altrimenti, 100% uva Piccolit, ma rientrante sempre nella DOCG dei Corni Orientali del Friuli. Quindi andiamo a degustarlo assieme, partendo come sempre dal colore, questo giallo ambrato, giallo dorato con riflessi ambrati, che quindi denota e riscontra l'appassimento di cui abbiamo parlato prima. Andiamo a sentirlo al naso. E qui al naso questo vino ci regala diversi sentori, sentori ad esempio di fiori. Quindi una nota floreale, una nota di frutta, come la scorza d'arancia candita, note speziate di spezie dolci, anche di frutta secca tostata, quindi come vedete un naso parecchio ricco e molto vario. Andiamo a sentirlo al gusto. Essendo un vino passito, ovviamente la nota facilmente più ritrovabile e riscontrabile è quella dolce, però è un dolce non stucchevole, ben bilanciato da una buona acidità. Ricordiamo che è questa una delle caratteristiche per distinguere un buon passito, il bilanciamento fra dolce e acido. Lascia la bocca molto fresca, ha una buona persistenza e ritornano sempre in bocca le note di frutta candita e le note anche di nocciola tostata, quindi di frutta secca tostata, che abbiamo ritrovato al naso. Direi anche una nota per concludere di miele che si sente sia al naso che in bocca. E cosa possiamo dire di questo vino? Beh, allora, intanto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, allora, sui passiti, come vi ho già detto altre volte, non è la scala dei prezzi, è un po' più in là, in alto, anche perché qui parliamo intanto di una mezza bottiglia, perché parliamo di una bottiglia di 3,75, quindi il costo che vedete può risultare un po' elevato, tuttavia è giustificato dai numeri e dalla quantità di produzione che non può essere così elevata. Oltretutto, comunque, questo non è un vino per tutti i giorni e per tutte le occasioni, e qui veniamo appunto alle occasioni d'uso. Sicuramente, in prima battuta, un po' come lo descrive anche la cantina, è un vino da meditazione. È probabilmente un vino che si può bere anche da solo, non ha bisogno di altro. Magari vi state leggendo un buon libro vicino al camino o comodamente seduti, e quindi degustare il Piccolit vi appagherà e vi accompagnerà durante la lettura. Però
Però se dobbiamo abbinare un qualche cosa anche vicino, perché siamo magari in compagnia, beh, sicuramente cadiamo su i formaggi, formaggi, specialmente formaggi molto speziati. Questo vino li regge molto bene. E i dolci. Allora, per quanto riguarda i dolci, vi consiglio, oltre ad esempio un abbinamento tipico con un prodotto della regione Friuli, che è la gubana, una torta che si fa in occasione di cerimonie, feste molto importanti, un dolce a base di frutta secca e uvetta, quindi con questi gusti che un po' abbiamo anche ritrovato all'interno del nostro vino. Posso consigliarlo anche con ad esempio una cheesecake, anche qui per avere un qualche cosa magari di più fresco da abbinare. E perché no, qualche cosa, questo è un azzardo che vi consiglio, però provatelo con il cioccolato. Ecco, qui normalmente abbinare qualche cosa al cioccolato non è così facile, però secondo me con il cioccolato o comunque con un dolce a base di cioccolato, ecco che questo vino può trovare un matrimonio molto molto interessante. Quindi abbiamo visto gli abbinamenti, come occasioni d'uso abbiamo visto quindi vino da meditazione o comunque da fine pasto, da compagnia, temperatura di servizio starei sui 12-14 gradi, non lo berrei troppo freddo perché altrimenti si rischiano di perdere alcune sensazioni molto buone, molto interessanti che regala in bocca. E dovendo quindi dare un giudizio complessivo su questo vino, che dire, sicuramente è un ottimo prodotto. Chiaramente se vi piacciono i passiti vi consiglio di provarlo. Se non vi piacciono neanche i passiti, però se vi capita di trovarlo, se volete farvi un regalo, vi consiglio di prenderlo, di acquistarlo, perché secondo me vi darà a pagamento e potreste anche utilizzarlo come vino per cominciare ad avvicinarvi al mondo dei passiti. Questo sicuramente è già un livello qualitativo buono che segna magari uno stacco con altre tipologie di bottiglie un po' più commerciali che potete trovare nei supermercati, che solitamente puntano molto sulla nota dolce e non su altre tipologie di sentori. Quindi se vi capita di trovarlo, oppure potete anche contattare direttamente la cantina, perché ho visto che hanno anche modo di spedirlo tramite ordini online, ecco, vi consiglio di farlo perché ne rimarrete sicuramente soddisfatti. Bene, anche per oggi la degustazione termina qui. Se come sempre questo video vi è piaciuto, un mi piace gradito, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, mi raccomando cliccate la campanella perché alcuni mi dicono che non gli arrivano le notifiche dei video, cliccate la campanella così di sicuro non ve ne scappa una. E dopo avervi come sempre ricordato che i minori di 18 anni non devono bere e che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, come sempre vi chiedo un attimo ancora di pazienza perché fra poco arriva di voti.